Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi ultime letture, due libri, sono Cecità di Saramago e Leviatano di Paul Auster. Ve ne parlo subito dopo la sigla. Leviamoci il dente, parliamo subito di José Saramago, grandissimo autore, famosissimo, di lui ho letto molto poco, Le intermittenze della morte l'ho amato la follia, Cecità invece ho qualcosa da ridire, non perché sia un brutto romanzo, ma a livello di gusto soggettivo è un'opera che non mi ha fatto impazzire così tanto come invece Le intermittenze. Lui, premio Nobel, autore famosissimo, questa è l'opera più celebre che realizza e parla essenzialmente, la trama un po' la conoscete tutti, a un certo punto alcune persone si ritrovano ad essere cieche, così di punto in bianco, ad essere immerse una sorta di visione lattea, quindi una visione totalmente bianca invece della cecità nera, oscura, e non, appunto, non vedono più. Questa cecità però si propaga come un'epidemia. Ecco, Saramago scrive il romanzo dei nostri giorni, indubbiamente scrive un'opera profetica perché è scritta giusto qualche anno fa. Saramago è morto recentemente, però è un autore che ha veramente tanto da dire, un'opera che questa segnerà sicuramente la letteratura, già l'ho fatto. Secondo me sarà un classico della letteratura che tra molti anni si studierà nelle scuole, sono abbastanza certo di questo, perché è un'opera attualissima, un'opera però che ha proprio i caratteri del classico della letteratura, cioè un'opera senza tempo, senza fuori dal tempo, fuori dai luoghi, è un'opera che veramente parla a chiunque e lo fa con una storia di personaggi anonimi e quindi chiunque può essere questi personaggi qui. Ci troviamo quindi in un mondo in cui la cecità si dilaga, ma noi non osserviamo mai effettivamente questo mondo esterno. Siamo con un gruppo di persone, coloro che sono divenuti ciechi e che sono stati rinchiusi all'interno di un ex manicomio. È una visione sin da subito inquietante, è una visione sin da subito distopica, ma al tempo stesso estremamente realistica. Cioè, quello che fa Saramago è trasporre attraverso un elemento fantascientifico, come può essere quello della cecità avvenuta in questo modo, in realtà lo rende attualissimo e riesce a portare avanti un discorso politico, sociale, appunto attualissimo. Ed è un romanzo molto forte, è un romanzo molto interessante, ci sono alcune scene indimenticabili secondo me, ma la cosa che non mi ha fatto impazzire è il fatto che i personaggi siano eccessivamente anonimi, e questo ci sta perché comunque essendo tutti ciechi, tranne un personaggio, cioè l'autore ti vuole dare la sensazione di essere cieco anche tu, cioè non le riesci a percepire effettivamente questi personaggi, sono solo delle caratteristiche, la donna con gli occhiali, il vecchio, il primo cieco, il ladro, quindi sono personaggi molto anonimi. Il problema è che Saramago talvolta, non dico che si dimentichi di questi personaggi, ma preferisce parlarci del contesto generale e quindi mette un po' da parte questi personaggi e ci parla del tutto, però quando fa così l'opera non mi arriva, perché il discorso che fa Saramago comunque è un discorso che bene o male so, non mi dice molto di nuovo, me lo direbbe molto meglio attraverso i personaggi magari anche più ben definiti, però non lo fa. Però è un mio gusto soggettivo, sicuramente un'opera di estremo valore, si potrebbe parlarne per ore, ma non mi voglio dilungare eccessivamente, voglio fare un video molto molto breve. E poi parliamo di Leviatano di Paul Auster. Paul Auster è un autore che io amo. Ho questa edizione dove sono racchiusi tre romanzi di Paul Auster e c'è appunto anche Leviatano. Questo è veramente un bel romanzo. In realtà Paul Auster scrive sempre benissimo, scrive sempre perché ha voglia di scrivere, te lo dà, ti dà proprio l'idea che lui vuole narrarti queste storie qui. Vuole narrarti vite di gente che se no non sarebbero messe su carta. Infatti quello che fa in questo romanzo, 250 pagine, comunque un romanzo abbastanza breve, è quello di delinearti la vita di quest'uomo che sin dalla prima riga scopriamo essersi fatto esplodere, e vuole raccontarci questa vita perché ne ha la necessità. Non è un romanzo realmente biografico, è di finzione, cioè uno dei personaggi della vicenda ci racconta di questo suo amico che appunto si è fatto esplodere, i motivi che lo hanno portato a questo gesto estremo. Non è un romanzo angosciante, è Paul Auster comunque ha una certa leggerezza di fondo proprio perché senti sempre che ha voglia di raccontarti storie, che ha bisogno di mantenere viva la memoria di quest'uomo, ed è una vicenda molto interessante, non sai mai dove andrà a parare. È piena di colpi di scena, Paul Auster crea personaggi interessantissimi, li costruisce benissimo e li lascia in balia del caso, che è il tema centrale dei suoi racconti, dei suoi romanzi,
non sappiamo mai appunto dove si sposterà la vicenda, cioè qual è il fulcro della vicenda. Però è veramente anche questo un bel romanzo, cioè molti punti pesanti, molti molti punti pesanti, soprattutto l'incipit, però c'è sempre quella leggerezza di fondo, quel fatto che ti rendi conto mentre leggi l'opera, per quanto sia estremamente realistica, che ci sono degli elementi di finzione. Eppure è un Paulhauser veramente veramente ottimo a livello di scrittura, qui una prosa perfetta secondo me, e anche dosa i tempi in modo sublime, veramente veramente un grandissimo Paulhauser. Che altro da dire su questo autore? Non mi voglio neanche qui dilungare, perché godetevi questo romanzo che vi porta sempre in punti nuovi inaspettati, con tutti i colpi di scena, con personaggi incredibili, e non ti rendi neanche conto effettivamente chi sia il protagonista, no? È veramente veramente un'opera incredibile, ma Paulhauser scrive solo romanzi di questo tipo. Quindi queste due ultime letture sono due ottime letture, sicuramente Le vie danno molto più leggero di Cecità, però Cecità, nonostante sembri un romanzo super pesante, in realtà non è così, non è un romanzo super impegnativo, ha molti spunti di riflessione, tantissimi, però è estremamente scorrevole come opera, non è nulla di complicato, è comunque un'opera abbastanza oscura, però è di facile lettura. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, queste ultime letture, e noi ci vediamo un prossimo video sempre su questo canale. Arrivederci.